capo d'Orlando, che non è una scoletta questo. Mancavano giocatori importanti a capo d'Orlando, ma capo d'Orlando è una formazione di Serie 1 e la differenza si nota. Dopo diciamo due settimane di lavoro, dove la prima settimana è stato solamente lavoro fisico, quindi tecnico abbiamo lavorato solamente questi sei giorni. Sicuramente il gran caldo, ad essere sincero, poi alla fine ha influito sia nella nostra che nella prestazione dei nostri avversari, però qualcosina già si intravede. È una squadra completamente nuova, abbiamo necessità ancora di aspettare comunque giocatori per noi importanti come possono essere Mordente e Breakins. Qualcosina di positivo l'abbiamo visto, tante cose su cui lavorare, non vi nascondo che ne ho viste veramente parecchie, forse anche di più di quelle poche positive che abbiamo fatto, ma siamo, ripeto, alla prima partita e quindi è normale che ci siano degli aspetti che dovranno essere migliorati, ma di parecchio. Ecco, hai detto la squadra è totalmente nuova, su cosa stai lavorando rispetto alla passata stagione come tattica di squadra, come impostazione di gioco? No, il gioco poi cerchi di adattarlo non tanto alle tue caratteristiche, al tuo piacere, ma al piacere dei tuoi atleti. Quindi è normale che stiamo lavorando, ci stiamo conoscendo, stiamo cercando di capire come poter fare in modo di esaltare le qualità di ognuno di loro. Quindi il lavoro diciamo che guarda questo ed è proteso verso questo. Poi è normale un po' di brillantezza, ma anche i nostri avversari, essere sincero, sicuramente si nota e si intravede soprattutto in difesa, dove forse nel terzo e nel quarto siamo riusciti ad essere leggermente più aggressivi, però nel totale, nei 40 minuti, onestamente ben poco. Guarda anche il punteggio, che se non sbaglio sarà su 60 punti, se non mi ricordo male, adesso non abbiamo ottenuto i punti, però su per giù il punteggio è quello che è, dimostrazione del fatto di due squadre in preparazione, di due squadre che stanno lavorando, che hanno tanti carichi, e il tanto caldo sicuramente non le ha aiutate. La figura è singolare vedere la Quintana rincorrere Spinelli, cioè, visto il gap di età, no? No, non è singolare, la Quintana è un ottimo giocatore, Spino ha dalla sua esperienza. Dal punto di vista atletico, chiaramente. No, dalla sua c'ha l'esperienza, c'ha tante altre cose che ancora la Quintana sono convinto che imparerà col passare degli anni. Oggi Spino può anche giustamente, anche una partita amichevole, anche una partita amichevole d'agosto, ancora sicuramente ha dell'esperienza e delle cose da far vedere anche un giovane promottente come la Quintana, ma la verità è che la Quintana in più di un'occasione ne ha battuti tanti dei nostri, lasciandoli dietro. Quindi la verità è che, ripeto, c'è da lavorare, c'è da sorridere su alcune cose ancora, anche perché il momento per sorridere ancora ce l'abbiamo, poi tra un po' di tempo inizieremo a sorridere un po' di meno. Grazie.